Qui ovviamente splende un bel sole, giorno, inizia, siamo sostanzialmente a metà mattinata, mi trovo proprio davanti all'ingresso di Meta, è una delle tappe di viaggio di questa missione che sto seguendo come rappresentante del Comitato per la Vigilanza sulla documentazione della Camera dei Deputati. Ci troviamo qui oggi, l'altra parte della delegazione, la Presidente Ascani, la collega Tassinari sono già entrate, io le raggiungerò tra poco. E qui ci sono proprio i gruppi al lavoro e quello che cercheremo di capire anche nell'incontro di oggi è dove si sta andando con l'intelligenza artificiale, un tema molto attuale ed è un tema che è giusto che anche il Parlamento si ponga. Noi qui siamo come missione parlamentare, siamo come parlamentari che si stanno ponendo la domanda sicuramente di quali sono le prospettive, ma anche quella più concreta, se è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale anche per dare una lettura trasparente, organica, efficace di tutta la documentazione che un Parlamento come il nostro ha e può avere e può probabilmente efficientare nella funzione. Questo è il senso della visita che stiamo facendo e ovviamente sono visite, incontri che aprono scenari su quelli che poi sono gli strumenti quotidiani, semplicemente hanno ovviamente la visione di tutto quello che accade sostanzialmente ai nostri social, che tutti usiamo quotidianamente. Ilaria, ti fermo un attimo perché il collegamento è da San Francisco, quindi siamo nella costa di là negli Stati Uniti d'America, quindi siamo molto lontani ed è perfettamente normale che la voce arrivi un po' disturbata. Non è questo il problema, però volevo chiederti che effetto fa entrare in questi colossi. Non c'è nessuno che sia più colosso di loro. Questi hanno giri d'affari che sono grandi come quelli di uno Stato di buone dimensioni. Hanno sicuramente organizzazioni del lavoro eccezionali, quindi ti chiedo veramente da italiana, da giornalista e da parlamentare, quale effetto ti ha fatto? Allora, l'effetto è quello di una ricerca che sta continuando in maniera molto serrata per ovviamente un uso di questa intelligenza artificiale sempre più frequente e sempre più, diciamo, anche pervasivo. Io vi posso dire che girando per San Francisco si vedono ormai in maniera molto frequente le auto che non hanno un autista, che vanno da sole. Questo è quello che si vede qua, questo per dare un senso ovviamente di quello che sta accadendo, ma abbinato a questo anche un senso di responsabilità su rischi e su come ovviamente l'utilizzo c'è, ma deve essere un utilizzo assolutamente responsabile. Quindi è binaria la sensazione, non so se sono riuscita a trasmetterla. Poi è evidente che c'è anche un po' di consapevolezza del fatto che siamo sostanzialmente il primo Parlamento, al di là del Congresso degli Stati Uniti, che si sta ponendo il tema se usare, non utilizzare, come utilizzare l'intelligenza artificiale per dare trasparenza a tutto quello che accade. E questo credo che sia un dato assolutamente positivo. Certo, e poi dobbiamo dirci che stiamo vedendo le ricerche, stiamo capendo quanto stanno investendo soprattutto sulla quantistica, sui computer quantistici. E perché? Perché questo è quello che permetterà, non si sa come, non si sa quando, non si sa in che tempi, ma è l'obiettivo di fare dei calcoli in maniera molto più veloce, molto più rapida, che quello che servirebbe o servirà all'intelligenza artificiale per svilupparsi ed arrivare sostanzialmente a livello dell'intelligenza umana. Questo è quello che stiamo vedendo, nella consapevolezza che ci deve essere un limite, nella consapevolezza che ci deve essere sempre qualcuno, ovviamente la parte umana della progettazione, che riesce a governare tutto questo. E questo è il grande interrogativo e la grande sfida. Però ecco, questo è il futuribile. Certo, la quantistica, la computer quantistica è abbinata a tutto quello che l'intelligenza artificiale potrà fare chissà tra quanti anni, ma chiaramente c'è la consapevolezza di questo. Se si va a parlare nell'università lo si capisce. Ne abbiamo avuto un incontro molto importante ieri all'Università di Stanford che mette in luce le grandi opportunità che ci sono, ma anche il fatto che bisogna avere la consapevolezza di dover gestire tutto questo.
Grazie Ilaria Cavo, ti faccio entrare che le colleghe sono già dentro e dunque buon lavoro. Mi spiace non potervi già dire l'esito di questo incontro, ma vi terrò aggiornati, sarà importante perché chiaramente riguarderà tutti. Quello dell'ultima cosa che voglio dire è che al di là delle varie sigle che abbiamo incontrato, non siamo qui per fare pubblicità a nessuno, ma è evidente che tutti questi grandi player stanno lavorando a tutti quei programmi, quei modelli di copilot, di assistente di intelligenza artificiale per aiutare sostanzialmente il lavoro di tutti, qualunque tipo di lavoro, senza togliere lavoro, perché questa è la grande sfida. Quindi riuscire ad avere e a dare con l'intelligenza artificiale una possibilità di velocizzazione di certi lavori per permettere alla persona, al professionista, di liberarsi da certa parte amministrativa, di ricerca burocratica e poter invece utilizzare il proprio tempo, le proprie energie sulle scelte da fare, sulle scelte strategiche. Ecco. E chiaramente questa è la grande sfida, quindi non togliere occupazione, ma convertire l'occupazione.